Kamehame, ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Mont e siamo pronti a continuare con la seconda parte di questa nuova serie dedicata a Gotham Knights. Prima di iniziare ragazzi vi ricordo di tempestare questo video di like, non di diamanti ma di like, mi raccomando, per supportare al massimo la serie. Se non l'aveste ancora fatto, datemi fiducia, arrivate fino alla fine del video, poi valutate di iscrivervi al mio canale. E ora ragazzi direi di continuare dove ci eravamo interrotti. Molto probabilmente, se avrò fatto tutto bene, nel pomeriggio o al più tardi in prima serata arriverà la terza parte dedicata a questa serie. Ok, andiamo verso il Bat Computer. Ciao, ciao. Non appena avremo i dati, capiremo quale sarà la prossima mossa. Io esco. Non resterò ad aspettare questa roba qui. Stiamo aspettando dei dati, Jason. Appena arrivano, procediamo. Togliti. Risolverò il caso a modo mio. Basta! Voleva che lavorassimo insieme. Come vuoi. Ma così ci complichiamo solo la vita. Nel frattempo, visto che siamo in attesa, potremmo rivedere ciò che Bruce sapeva di Langstrom. Merda. Deve essere l'interruttore secondario. Il primario è saltato da mesi. Pensavo avrebbe retto. Lascia. Non serve. Ho fatto una piccola riparazione che dovrebbe durare un po'. Grande Alfred. Non ti aspettavo più, Alfred. Quando serve ci sarò sempre, signorino Richard. Chiunque di voi abbia bisogno. Felice di vederti. Anch'io, signorino Tim. Qui dentro c'è del lavoro da fare. Oh no! Attività segnalata in tutta la città. Bene. Allora vince il mio piano. Un attimo. Quei dati ci servono ancora. E Alfred non può riuscire a fare tutto da solo. Esatto, Miss Gordon. Ho una lista del necessario. Potrei fare da solo, ma un aiuto non guasta. Puoi contare su di noi. Ti aiuteremo. Finiamo l'opera di Bruce. Ok. Buono. Ma possiamo interagire anche con gli altri, vediamo. Ehi, Tim. Com'è andata alla cava? Male. Ho perlustrato tutto il posto senza trovare niente. Sono secoli che non ci va nessuno. Come si fa ad avere un quadro completo con tutti questi tasselli mancanti? Bruce ci ha lasciato un caso bello tosto. Chi costruirebbe mai un laboratorio segreto in un laboratorio? Qualcuno che ha qualcosa da nascondere, ovvio. Ma cosa? Che intenzioni aveva? E a chi le stava nascondendo? È presto per le conclusioni. Prima vediamo cosa c'è nell'hard disk. Hai ragione. Presto avremo qualche risposta. Ok. Non posso fare nient'altro, immagino. Non vedo nessun punto utile al momento. Ok. Andiamo avanti. Allora, punti abilità. Facendo salire i livelli del tuo personaggio ottieni punti abilità che puoi consumare per imparare nuove abilità. Niente di nuovo. Esegue una schivata con tempismo perfetto e genera slancio e consente un attacco perfetto concatenato. Ok. Andando avanti con l'indagine, ogni eroe potrà sbloccare abilità di slancio uniche. Quindi per usare un'abilità di slancio tieni premuto R1 più il comando assegnato. In questo caso X. Quindi R1 più X. Assalta un nemico lontano infliggendo danni e abbattendolo. Ok, bello, mi piace.
Qui invece abbiamo la sua attrezzatura e il suo arsenale. Ok, quindi ho già una nuova tuta. Belle comunque le tute, eh? Va bene, mettiamogli già quella nuova perché non mi dispiace affatto. Poi abbiamo delle sfide, l'addestramento di base e altre cose che magari poi vedremo più avanti. Ok. Attività criminali, presenze di fazioni, quindi questa è la mappa. Perfetto. Allora, grandina, dai. Esci dal campanile e pattuglia Gotham City. Quindi avviamo il pattugliamento di questa notte, mi piace. Tutorial, crimini opportunistici. Premi la freccetta in basso e usa la modalità RA, che io vedo ancora come realtà aumentata, per cercare crimini opportunistici nei paraggi. Vengono visualizzati come un'icona triangolo nell'interfaccia. Ah, ok, ok, eccole qua. Beh, guarda, ce n'è una proprio qua. Perfetto. Andiamo. Non ve le faccio vedere tutte, ovviamente. Ne faccio un paio giusto per. Poi magari le faccio privatamente le altre. Oppale. A volte i criminali lasciano indizi quando vengono sconfitte. Se ne raccogliamo abbastanza potremo scoprire altri crimini. Vediamo. Io al momento non vedo indizi. Beh, che ha detto a volte, non sempre, quindi non è detto. Ok, proviamo a farne un altro. Poi andiamo magari alla missione principale. Ah, è questa la missione principale, ok. Sconfiggi criminali per raccogliere indizi, scusate. Ok, andiamo qui sotto. Qui abbiamo un ostaggio. Benissimo. Andiamola a salvare. Eccoli qua. Vai. Uop. Vai. Vediamo la nostra nuova abilità. No, non la posso ancora usare. Wow. Wow. To. Vai. Hop. Ok. Qui campanile, sono lieto di annunciare che siamo completamente operativi, ma prima di tornare... Trovato qualcosa, campanile? L'hard disk di Langstrom richiede una chiave di biocriptazione. Allora è nel suo corpo. È nell'obitorio. Esattamente. Considerando le notti di Gotham, alla stazione dovrebbe esserci una relativa calma. Immagino di sì. Ho proprio voglia di vedere come se la cava Montoya con il nuovo commissario. Ti farò sapere cosa scopro. Ok. Tanto questi non avevano indizi? No. Va bene. Si vede che l'ha fatto giusto per farci capire come funziona questa modalità di crimini. Ah, dicevo, non corre. Devo ancora prendere un po' di mestichezza con lo spostamento dei personaggi. Wow. Ah, quasi quasi mi sa che è meglio prendere la moto. Non è come con Batman che puoi planare al momento. Ok, chiamiamo la moto, va. Facciamo prima. Ha un effetto molto strano comunque questa moto. Siamo arrivati? Ok. Olè. Tutte le unità disponibili a canale 6. Gli
Nottataccia per la polizia. Se non altro, mi è più facile intrufolarmi nella stazione. Immagino di sì. Allora, raggiungere l'ingresso posteriore della centrale polizia, bonus, non farti scoprire. Ci proviamo. Qua non c'è nessuno, siamo sicuri? Mi sembra di no, quindi magari ce la possiamo anche fare. Sembra quasi troppo semplice. Ok. Dov'è? Qui sotto. Non vedo nessuno. Controlliamo bene. No, non c'è nessuno. Eccoci. Ok, qua qualcuno c'è. Non dobbiamo farci scoprire ed è inutile combattere contro i poliziotti. La porta si è bloccata di nuovo, attenzione. No, non si apre né si chiude. No, non so ripararla. Dov'è la manutenzione? Allora. Okay. Tutti ostili, ovviamente. Ok, passiamogli alle spalle. Ok, siamo riusciti a non farci scoprire. Posso certo chiedere all'ingresso dove tengono il corpo di Langstrom. L'obitorio è oltre la sala agenti. Meglio fare silenzio. Ciao. Bisogna molto usare il radar, vedo, per non farsi scoprire. Qua non c'è nessuno. No. Deve esserci un modo più semplice. Così. Nati Freak. È la scuola di mia figlia. Ne abbiamo un po'. Hanno identificato quel cadavere? Questo grosso, abito strano. Pagherei oro per 5 minuti. No. Hai aperto la body cam sotto gli occhi di molto. Hai idea di che cosa dicono di te là fuori? È venuto il momento di rigare dritto il detective Montoya. Stronzate, faccio bene il mio lavoro. Eccolo. Qua non ci vedono, vero? No. Ok. La sala agenti. Non fare casino, per favore. Oh. Wow, 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 wow. Allora. Pazzoide di merda. Pazzoide di merda. Qua ci possono vedere. Ecco, brava, prenditela con lui. Brava o bravo, non l'ho visto. Lo giuro, vai. Non ci credevo neanche io. Mi è cresciuto un orecchio sulla spalla. Zitta, ottengo. Questo cos'è? Niente. Niente Gordon, niente Batman, niente Bat-segnale. Ci sta. Ah, apri i forzieri per trovare diverse ricompense. Ok, non so cosa abbiamo trovato. Materiali, penso. Forse per costruire nuove armature. È un po' tutto scuro, eh. Non c'è niente, ok, andiamo verso l'uscita. L'obitorio è da qualche parte oltre la sala agenti.
Ah. Questo sarebbe il momento peggiore per farsi scoprire. Ok, quindi ci sono delle telecamere di sorveglianza. Mostra anche il loro raggio? No. Vi fanno vedere a che cosa sono collegate. La smetti di rompere? Già passo tutto il tempo alla scrivania. Kane mi ha preso in antipatia. Devo restarmene buona per un po'. Ok, devo capire. L'ho malapena colpito quel ragazzino. È inciampato e ha colpito un marciapiede. Quindi qua non mi vede nessuno. Già, e i suoi cacchio di genitori vogliono querelare tutti. Per fortuna, il buco ha dei precedenti. È finora abbastanza easy. Ma da qua posso passare? Non credo. Mi sembrava troppo facile la cosa. Però posso passare da qua dietro. E la telecamera, quello dovrebbe essere il suo raggio d'azione. Non credo che mi veda oltre quel raggio. Spero. Hanno chiuso in fretta. No, no, questo mi vede, questo mi vede, questo mi vede, questo mi vede. Sono arrivati i freak e si sono presi. E poi è stato chiaro. Come li posso distrarre? Incidente. Ma le hai viste le foto? Io faccio una cosa un po' rischiosa. Sei nella città sbagliata. L'orgoglio di Gotham, eh? Ovviamente è chiusa. Ci vorrà un'autorizzazione. Qualcuno avrà la chiave. Forse il sergente di servizio. Ok, e chi è il sergente di servizio? Chiave magnetica della scientifica. Come ci vado? Allora, vedo questo dispositivo che alimenta... Ok, il pannello di controllo delle telecamere. Vediamo se riusciamo a disattivarlo, magari senza farci beccare. Ci provo. Eccolo. Perfetto. Quindi ora devo solo stare attento alle guardie. Mi piacerebbe prendere un po' tutto in realtà, però vedrò di non esagerare. Dai. Dai, non ti incastrare nelle scale. Bel dossier su di me. Sono quasi lusingato. Mamma mia. Non ha dei grandi comandi, eh? Si incastra un po' facilmente. Quindi questo l'abbiamo già visto, ok. Meri collezionabili in realtà, eh. Potrei anche andare dritto per la missione principale. Cavolo, devo per forza essere di là? Vabbè. Dai, 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 adesso, adesso, adesso! Eccoti. Ok. Ok, vai. Perfetto. Meglio non rischiare. Benissimo. Allora. Ma non c'è niente. Hanno steso la squadra scientifica. Sulla guardia. Si salverà. Sì. Eccolo. Talia. Campanile. Talia al Ghul è qui. Ottimo. Attenzione. Lo sai che non puoi battermi. Il mio amato ti ha insegnato bene. Ti aveva detto di stare alla larga da Gotham.
Non mi interessano i desideri dei morti. Comunque, voglio rimediare all'errore di mio padre. In questo caso è il demone in persona. Vuoi bruciare? Sarà dura riportarlo in vita ridotto in cenere. Il pozzo di Lazzaro ha dei limiti. Aspetta! Cosa voleva da Bruce? È andata bene così, guarda. Ninja. Ok. Qualcosa mi dice che stavolta Raz non torna. Anche a me. Langstrom. Forse avevano trovato qualcosa. Ecco. Cerca una chiave di biocriptazione. Una specie di dispositivo alimentato da materiale genetico. Ok. Allora. RA sulle scene del crimine. Stessa cosa. Allora, abbiamo... misurare la glicemia. Langstrom aveva il diabete. Ma quanti indizi. Ok, guardiamoli bene. Quindi questo per misurare la glicemia, c'è una presa USB. Ok. Telefono. Serve per giocare online. Chiave elettronica MMO. Davvero. Tessuto molle. Campione di urine. Il sangue tornerebbe utile per la biocriptazione. Attrezzatura del medico legale. E il cadavere di Langstrom. Sembra che sia morto in modo lento e doloroso. Emorragie interne, rigonfiamenti, molteplici ferite da taglio su braccia e gambe. Alcune ferite lo hanno perforato, inchiodando il suo corpo al muro. Ci sono anche delle ferite chiaramente inferte da un coltello sul petto e sulla testa. Almeno una di esse è la probabile causa della morte. Sa se la polizia ha le mie impronte in archivio. Vedrai. Livello di ossigeno nel sangue, proviamo a collegarlo con il campione di tessuto molle. No, con la fiala di sangue. No, eh. Proviamo questo, allora. Perfetto. Ha nascosto i suoi dati in un glucometro che legge il suo sangue. No. Campanile, la polizia sa che Talia è stata qui. Mi serve un'uscita. Ci sto già pensando. Arrivano carichi, fa attenzione. Ok. Batman non mi ha mai detto che aveva accesso ai sistemi della polizia. Ora ce l'ho anch'io. E ora, come prossimo trucco... Niente male. Via di qui e in silenzio. Ok. Uscita. Ingresso protetto. Sparpagliamoci e cerchiamo. Cerchiamo ancora. Deve essere da queste parti. Evita lo scontro con gli agenti di polizia. Sì, ho capito. Quindi noi dobbiamo uscire. Quindi è inutile che io mi provi a scontrare con loro. Però non vedo niente. Non si può arrampicare là. Però aspetta. Olè. Ciao. Campanile, l'uscita dal commissariato è libera. Grazie dell'aiuto. Felice di aiutarti. Voglio vedere che hai trovato. Arrivo. Vado comunque losco perché non si sa mai. Ma sì, dai. Va bene, ciao. Ehi, campanile, mi hanno trovato. Vabbè. Faccia attenzione, sir. Sarebbe un peccato rovinare la verniciatura della Bazzica. Oh. Ma ce li ho dietro? Eh?
Ho capito. Wow, wow. Vai. Ma perché non entri? Scusa, perché non mi fa entrare? Ah, ok. Torna al campanile e terminare il pattugliamento serale per raggiungerlo fisicamente oppure usare un punto di spostamento rapido per l'accesso immediato. Quindi notte 1, crimini sventati 0, due obiettivi bonus completati e un cittadino salvato. Ok. Va bene. D'accordo. Bene, note di laboratorio, formule, registri finanziari, studi sulla perdita dell'udito, sperimentazioni su esseri umani. Paga in contanti i suoi volontari. Riconosco alcuni di questi idioti. Sono tutti membri di bande. Quindi Langstrom faceva esperimenti sui criminali. Non mi soffocate. Miss Gordon. Il sistema olografico è tornato operativo da stamattina. Che tempismo, Alfred. Ehi, adoro le tue configurazioni. È vecchio, ma per ora va bene. Anche il signorino Bruce considerava vecchio il sistema del campanile. Le uniche due persone al mondo. Mentre facevo ricerche su Langstrom, ho recuperato quello che abbiamo sulla... Guastafeste. Talia al Ghul. Era all'altezza del signorino Bruce, in tutti i sensi. La sua presenza a Gotham è preoccupante. Così come l'aver bruciato il corpo del suo vecchio. Sicuri che fosse Ra's al Ghul? L'arma che lei ha lasciato aveva il suo DNA. Perché non ha provato a usare il puzzo di Lazzaro per riportarlo in vita? Beh... Batman... troverebbe Talia e lo chiederebbe a lei. Ottima idea. Già, posso controllare di nuovo il kunai di Talia per cercare tracce da seguire. Dovremmo anche cercare chi aveva contrasti con Langstrom. Bene. Spacchiamo qualche testa. Ci sono nuovi dati in bacheca. Ok. Allora, bacheche. Le bacheche contengono traccia delle informazioni raccolte durante le indagini. La sezione piste mostra informazioni più rilevanti sui prossimi passi da compiere, evidenzia le prove per ottenere informazioni e procedere con le tue indagini. Quindi le piste sono qua. Non abbiamo una pista sull'assassino del dottor Langstrom, ma forse i suoi volontari sanno qualcosa, dobbiamo rintracciarli. Allora abbiamo interroga i Freak per ottenere più informazioni o interroga la Mala per ottenere più informazioni. Perfetto. Ah, carino. Allora, preparati per il pattugliamento. Crea una nuova arma da mischia usando il banco da lavoro. Completa l'addestramento sull'interrogatorio e leggi il giornale sul banco da lavoro. Ok, allora partiamo con... Ah, e possiamo scegliere il nostro personaggio. Abbiamo il banco da lavoro, abbiamo il giornale. Vabbè, intanto leggiamo il giornale. Che Montoya ne ha dette 4 al sveglio nel cuore della notte e aspetto che Bruce mi chiami in aiuto. Ma poi ricordo. Credevo fosse qualcuno di voi a chiamare. Ero in ansia. Vecchie abitudini.
Pensavo che andare da solo a Bloodhaven fosse più semplice. Non lo è stato. Non sarò come lui, Alfred. L'eredità di Bruce è pesante. Cercherò di fare a modo mio. E io sarò qui ad aiutare. Gotham si trova in buone mani. Speriamo. Allora, intanto io andrei a cambiare personaggio, così continuiamo con qualcun altro. Possiamo fare un sacco di cose comunque. Proviamo a cambiare, vediamo. Passiamo a Batgirl. Usiamo il banco da lavoro. Allora, creazione, ottieni progetti e componenti di recupero e creare tute e armi migliori. Vai subito alla sezione progetti da mischia per creare un'arma. Questa sarebbe la nuova arma da mischia. Va bene. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto. Completiamo l'addestramento sull'interrogatorio. Base, interrogatorio, ok. La preparazione fisica e mentale vanno di pari passo. Qui possiamo addestrare la mente a preparare il corpo, ma ci vuole concentrazione. Dimentica il dolore e concentrati sulla mia voce. Sarà fatto. Allora, localizzazione degli informatori. Bisogna scansionare i criminali e localizzare l'informatore, ok. Lottatore. Dopo aver afferrato i nemici puoi interrogarli. Avvicinati a loro con furtività per afferrarli. Ok. Presa. Interroga. Inizia a parlare. D'accordo, parlerò. Non mi importa di quegli idioti. Molte grazie. Ah. Puoi afferrare i nemici ignari, storditi, con poca salute o colpiti a determinati abbattimenti. Riduci la salute del nemico. Ok. Vuota il sacco. Ok. Parlo. Grazie. Ok, quindi ci sono più modi. Bene, ma non montarti la testa. Ok, nel frattempo mi sono andato a finire tutti quanti gli addestramenti, ormai che c'ero. Così, siamo belli e pronti. Benissimo, quindi esci dal campanile e pattuglia Gotham City. Bene ragazzi, direi che possiamo terminare qua questo secondo episodio della mia serie su Gotham Knights. Il terzo episodio, ripeto, se ho fatto tutto bene, dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio barra prima serata. Ma ragazzi, mi raccomando, questa serie può continuare solamente grazie al vostro supporto, quindi vi ricordo di lasciare un like, se potete anche 3, 4, 5, 10.000. Se la mia serie vi stesse piacendo, mi raccomando, valutate di iscrivervi al mio canale ed allenatevi per sconfiggere Ra's al Ghul e per cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Quindi ragazzi, io vi ringrazio di essere rimasti in mia compagnia fino alla fine. L'appuntamento a un prossimo video e come sempre, Kameame! Ciao!